Seconda notte di disordini a Nanterre, nelle periferie di Parigi e in altre zone della Francia, dopo la morte di un 17enne ucciso da un poliziotto. Prima uscita pubblica di Vladimir Putin dopo la rivolta del fine settimana. Il cancelliere tedesco Scholz: la Wagner in Bielorussia è una minaccia reale. 3 settimane dalla distruzione della diga di Kakhovka, a Kherson mancano acqua ed elettricità, 10.000 ettari di terreni ancora sott'acqua. Una rivoluzionaria ricerca scientifica sulle onde gravitazionali, con forte contributo italiano, svela il rumore di fondo dell'universo. Close del regista belga Lucas Dont vince il premio Lux del Parlamento europeo in un'edizione dominata dalle tematiche LGBT. Seconda notte di disordini a Nanterre, città alla periferia di Parigi, in seguito alla morte di Nahel, un ragazzo di 17 anni ucciso da un agente di polizia durante un posto di blocco. 2.000 tra poliziotti e gendarmi sono stati dispiegati dal Ministero dell'Interno per tenere sotto controllo la protesta, divampata nella banlieue parigina già da martedì notte. Ma gli incidenti ci sono stati e si sono allargati anche ad altre periferie, a Tolosa, Lione, Nizza e Digione, centinaia fermati. L'agente di polizia di 38 anni che ha sparato è tuttora in stato di fermo. La morte del ragazzo di 17 anni ha riacceso il dibattito in Francia sull'uso della violenza da parte della polizia. I parlamentari dell'Assemblea nazionale hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare Nahel, mentre la premier Elisabeth Borne ha criticato la decisione della polizia di aprire il fuoco. Sull'episodio è intervenuto anche il presidente francese Emmanuel Macron. Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après donc ce qui est arrivé et la mort du jeune Naël et le dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué, c'est inexplicable. Per giovedì pomeriggio, davanti alla prefettura di Nanterre, ho organizzato una marcia bianca voluta dalla mamma di Naël in memoria del figlio. La Francia teme la possibile ripetizione delle rivolte nelle banlieue del 2005 che provocarono l'incendio di 10.000 auto e l'arresto di 6.000 persone. Prima uscita pubblica per il presidente russo dopo la rivolta del gruppo mercenario Wagner. Vladimir Putin ha visitato il Dagestan, nella Russia meridionale, per parlare di turismo interno, lasciando intendere che la crisi scoppiata nel fine settimana è ormai rientrata. Ma il cancelliere tedesco Olaf Scholz sostiene che Putin è stato indebolito dalla sedizione dei miliziani e che la loro presenza in Bielorussia rappresenta una minaccia concreta. Und das haben die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger gemerkt mit dem furchtbaren Einsatz dieser Truppen in dem Krieg gegen Russlands gegen die Ukraine. Und was jetzt klar geworden ist, Privatarmeen sind immer bedrohlich, auch für die Staaten, die sie sich halten. Das hat Russland jetzt gespürt. Nel mirino del gruppo Wagner c'era il ministro della difesa russo Sergei Shoigu. I funzionari occidentali sostengono che il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, avesse pianificato il suo rapimento e quello di altri vertici dell'esercito. Wagner è attiva su molti fronti. Le prove di un attacco informatico pianificato contro il governo della Lituania sono state scoperte nei documenti trovati durante le perquisizioni degli uffici dell'organizzazione militare a San Pietroburgo. A 3 settimane dalla distruzione della diga di Kakhovka, la vita degli abitanti della regione di Kherson continua nella miseria. L'alluvione di proporzioni bibliche ha generato una catastrofe umanitaria prima che ambientale. Migliaia di persone sono tornate a casa, ma sopravvivono senza acqua ed elettricità. Мы пока душ не работает, света нету. Мы греем воду и обмываемся. А что остается делать? Электричество. Электричество, говорят, не скоро будет, потому что вот с этой недели начнут только делать. Il cardinale Konrad Krajewski, l'inviato del Papa in Ucraina, ha visto di persona le conseguenze del disastro. Il Vaticano ha aperto una mensa nella città di Kherson per alleviare le sofferenze della popolazione locale. To, co nie zniszczyło bombardowanie, potem Rosjanie wywieźli wszystko, co mogło, co mogli także z domów prywatnych, to teraz zniszczyła woda po wysadzeniu tamy. La diga è stata distrutta il 6 giugno. Secondo l'Ucraina e i paesi occidentali è stato un atto di sabotaggio russo
Kiev stima che circa 10.000 ettari di terreni agricoli siano ancora sott'acqua. Ci vorranno decenni per tornare alla normalità. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato che sono stati trovati resti umani nel relitto del Titan. I detriti del sommergibile che sono riemersi dal fondo dell'oceano sono stati riportati a terra e potrebbero fornire elementi cruciali per chiarire la dinamica dell'incidente. Il Titan si era immerso il 18 giugno scorso per osservare il relitto del Titanic. L'immersione doveva durare 7 ore, ma a 120 minuti dalla spedizione la nave madre ha perso i contatti. Le ricerche sono andate avanti per 4 giorni. Aveva ragione Albert Einstein, che aveva teorizzato l'esistenza di onde gravitazionali in grado di creare una sorta di ronzio di sottofondo che rimbomba in tutto l'universo. La svolta, grazie ad anni di lavoro di centinaia di scienziati che utilizzano radiotelescopi in tutto il mondo, è vista come una pietra miliare che apre una nuova finestra sull'universo. So it's going to be very important in our understanding of the evolution of supermassive black holes. And as I said, this is just a detection. In the future we'll have much more information. So we'll learn much more about the spectrum of supermassive black hole masses. We'll learn about the rates at which different supermassive black holes are emerging. We'll learn about the distribution of supermassive black holes throughout the universe. Alla ricerca hanno partecipato anche l'Università Milano Bicocca, l'Istituto Nazionale di Astrofisica con sede a Cagliari e il Sardinia Radio Telescope, uno dei 13 telescopi usati in tutto il mondo. Bring the envelope. And the winner is close. Il regista belga Lucas Dont ha vinto il premio Lux 2023 con il film Close, che racconta una stretta amicizia fra due adolescenti finita in modo tragico. Così come altri due dei cinque film candidati, Close tratta il tema dei diritti delle persone LGBT, spesso costrette ad affrontare molte difficoltà in alcuni paesi d'Europa, come spiega il regista. When you look at Bulgaria or Hungary or Italy, we see that there is this tendency for anti-LGBT propaganda. And so I don't find it surprising that a lot of these films tackle those topics around identity, around gender, around sexuality. I also think that we live in a world that very often represents itself in a very brutal way. And what our goal was with Close was really to show our human desire for connectedness when we're young. Gli altri quattro film in gara erano Al Carras dalla Spagna, Burning Days dalla Turchia, Triangle of Sadness dalla Svezia e Will of the Wisp dal Portogallo. Competizione organizzata dal Parlamento europeo e della European Film Academy mira a promuovere la consapevolezza su temi come la dignità umana, l'inclusione sociale, la tolleranza e la giustizia, tutti in qualche modo toccati nella cinquina finalista. I think all these five films, they talk about our human nature, they talk about our need for magic, for a place to invent ourselves, and so to be a part of those five films and be at the center of this celebration of European cinema really means a lot to us. Come ogni anno il Parlamento ha organizzato diverse proiezioni, circa 500, dei film in concorso, sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione e fruibili anche per i non udenti. A seguire spesso dibattiti sui temi trattati e sulla necessità di promuovere la diversità culturale. Around 45,000 people watched the free screenings of the films and they were allowed to vote alongside the members of the European Parliament. And for the first time, the public was also invited to the awards ceremony. It was a full house in the plenary. Isabel Marques da Silva, Euronews, Brussels. Gentili telespettatori, buongiorno. Globus Television oggi dedica uno speciale alla Marina Militare, in particolare a Marissa Eli. Marissa Eli oggi compie 60 anni dalla sua costituzione.
Marisaeli oggi ospita il secondo e il terzo gruppo elicotteri, come dal punto di vista tecnologico altamente specializzati, che in un certo senso sono pronti sempre ad imbarcare sulle unità navali che intervengono negli scenari sia nazionali che internazionali. Tra l'altro da ricordare che il giorno 1, esattamente sabato, Marisaeli sarà aperta anche alla cittadinanza, proprio per dare consapevolezza ai concittadini dell'importanza e dell'impegno che uomini e donne della Marina Militare mettono da di volo e in collegamento con l'unità navale. Buongiorno, siamo alla stazione elicotteri Marisaeli con il comandante Riccardo Leoni. Un giorno particolare, comandante, questo perché ricorre il 60° anniversario della stazione elicotteri Marisaeli, una stazione abbastanza nota, 3 basi in tutta Italia. Qual è il momento, cioè cosa rappresenta questo momento? Sì, un momento importante, come hai appena detto. 3 basi Marisaeli in Italia, 3 basi elicotteri della Marina Militare in Italia. Noi siamo la più anziana. Nasciamo nel 63, quindi oggi 60 anni, sul proseguio di una stazione elicotteri che prima era d'Agusta, che nasce nel 56, e base troppo piccola quella di Agusta, perché la Marina stava crescendo, decidiamo di spostarci qua e quindi nel 63 viene creata questa base. È un momento importante, ci sono tanti ex che stanno tornando. Ci sono persone che nel 63 erano in questa base, li vedremo poi alla cerimonia, e quindi è anche un momento molto toccante per tutti noi. Marisaeli, stazione elicotteri Marina Militare, siamo con l'ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis. Ammiraglio, oggi lei ha parlato di Mediterraneo allargato. Può spiegare ai nostri telespettatori il significato, il valore, il senso del Mediterraneo allargato per la Marina Militare? È un concetto geopolitico e vede un'area naturalmente geografica nella quale vanno ad addensarsi gli interessi nazionali, interessi rivolti alla sicurezza del paese, interessi anche rivolti alle relazioni diplomatiche, relazioni commerciali, quindi con impatti anche sulla nostra economia. Per cui sicurezza e interessi del paese in un'area che va oltre il Mediterraneo stretto inteso in senso geografico, perché d'altra parte c'è continuità nei fenomeni economici, sociali. Chiarami.